quindi utilizzare e usufruire di questi spazi per fare in modo che ci sia un maggiore affluenza di persone, di consumatori, di cittadini che abitano nel quartiere. Quindi questo è un obiettivo. L'altro è tentare appunto in sinergia con tutti i proprietari dei negozi di fare in modo che ci siano delle offerte e comunque ci sia una maggiore coesione rispetto all'offerta commerciale. Sicuramente l'altro problema grosso che abbiamo individuato, abbiamo fatto un sopralluogo un mese fa e poi anche 15 giorni fa è successo, diciamo ci sono state una serie di problematiche riguardano un po' le strutture, e quindi su questo io ho parlato con il responsabile, il direttore dei lavori rispetto alle gravi insufficienze che esistono soprattutto presso il mercato comunale coperto di via Moncaglieri a Prato. Abbiamo sollevato queste problematiche, che è vero che ci sono problemi economici per ristrutturare complessivamente tutte le due strutture, ma sicuramente è inaccettabile, e questo l'ho detto sia alla direzione del settore ma anche al direttore generale del commercio del Comune di Milano, abbiamo fatto uno scritto, perché è inaccettabile che questi operatori commerciali abbiano la pioggia che quando piove gli cade l'acqua in testa. Non esiste, questa è una roba che è inaccettabile da un punto di vista proprio anche dell'offerta, e il fatto che noi come comune non possiamo pensare di dare e affittare dei boxer dove l'acqua gli cade in testa agli operatori commerciali. Su questo è uno dei tanti esempi, quindi maggiore attenzione oltre all'offerta commerciale ma anche rispetto alle strutture stesse, che hanno bisogno assolutamente di essere perlomeno revisionate, chiamiamo così. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione dell'ultimo punto, il punto 14. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 28, contrari 4, astenuti 0, approvato. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno. La seduta è chiusa.